In un ampio bosco sopra un'altura a 550 metri, che domina il borgo e il lago omonimo, possiamo a malapena scorgere i resti di quella che fu una importante fortificazione medioevale, il castello di Montorfano. Si trova nel comune di Montorfano, in provincia di Como. Da Piazza Roma si imbocca a piedi la via Mandelli, posta alla sinistra della chiesa, e si prosegue sino alla sommità del monte in 20 minuti, con un dislivello di 150 metri. Gli scavi archeologici degli anni 70 avevano rilevato la presenza di un castelliere dell'età del ferro, risalente al III secolo a.C. È probabilmente uno dei 28 castelli, come ricorda Tito Livio, che si arresero al console Claudio Marcello nel 196 a.C. Passato il periodo delle invasioni barbariche che avevano portato rovina e abbandono, l'altura, per la sua ubicazione strategica, fu riscoperta e nell'alto medioevo fu ricostruito il castrum sul Monte Orfano. La rocca, infatti, per la sua posizione e altezza a dominio della pianura brianzola, venne subito utilizzata per la possibilità di tenere sotto controllo il territorio antistante e alle spalle l'entroterra verso Como. Le cronache ricordano come nel castello si rifugiarono le truppe dell'imperatore Federico Barbarossa e forse anche lui stesso, dopo un rovescio militare subito nei pressi di Carcano nel 1160. Il castello fu poi al centro delle lotte tra Como e Milano con il coinvolgimento dell'imperatore di turno, come nel caso di Enrico VI, che malgrado avesse autorizzato i comaschi ad ottenere la giurisdizione su Montorfano e il castello, questi non lo tennero mai e anzi fu occupato dai milanesi nel 1194. Due anni dopo ci furono nuovi accordi tra le parti, in base ai quali i comaschi rinunciavano definitivamente a Montorfano in cambio di minime compensazioni territoriali. Il castello seguì poi le vicende delle lotti tra le famiglie milanesi per il potere. Nel 1275 la famiglia della Torre si impadronì del castello, già residenza nel 1271 del vescovo di Como Raimondo della Torre. Successivamente, nel 1277, Ottone Visconti assediava ed espugnava Desio, imprigionando Napoleone della Torre. Pose poi l'assedio al castello di Montorfano, ultimo baluardo della famiglia dei Toriani, che resistette però per quasi un anno. Seguì lo smantellamento delle strutture sul Monte Orfano. All'inizio del secolo successivo ci fu un riaccendersi dei contrasti tra le famiglie dei Visconti e dei Toriani, e questi ultimi si diedero a ricostruire e riattivare le difese del castello. Con la cacciata definitiva dei delatori da Milano, il castello di Montorfano divenne l'ultimo rifugio della famiglia, ma non si sa per quanto tempo. Poi i Toriani, esasperati per la loro situazione, senza speranza, consegnarono il castello a Eusca, un'antica famiglia emergente di Como.
Il castello di Montorfano fu anche coinvolto negli scontri tra i Visconti e Rusca, quando questi, nel 1404, cercarono di assumere la signoria di Como. I Rusca vennero sconfitti, ma riuscirono egualmente a mantenere il possesso del castello, rimanendovi fino al 1412, quando Francesco Bussone, detto il Carmagnola, lo tolse loro. Il castello passò successivamente in possesso degli Sforza, fino a che l'imperatore Carlo V lo fece smantellare definitivamente nel 1530. Come si può vedere, non rimane quasi nulla di un castello che ebbe grande importanza. In 4 secoli di totale abbandono, il castello di Montorfano fu gradatamente smantellato e ogni sua parte riutilizzata da coloro che vivevano nel borgo e nei paesi vicini. Alcuni vecchi del paese ricordano ancora come 40 anni addietro erano ancora presenti sulla sommità del monte i manufatti decorati e pietre lavorate. Da oltre 22 secoli il castello fu più volte distrutto e ricostruito. Molto considerato per la sua posizione strategica sulla sommità del Monte Orfano, che domina le colline e la pianura sottostante, non ha però resistito al tempo e solo un gruppo di volontari si occupa oggi di mantenere pulito questo affascinante sito, che ormai da mezzo millennio è stato dimenticato.